Care amiche e cari amici di Tavola Calda, bentornati qui in Tavola Calda per un'altra puntata di Poesia Manga. Quest'oggi vi porteremo in questa puntata una recensione poetica su uno dei manga storici dello shoujo manga, e cioè il poema del vento e degli alberi di Keiko Takemiya, una delle più grandi autrici shoujo appartenente al famosissimo gruppo 24, che fece questo manga pieno di abusi e violenze, anche e soprattutto sensuali. Quindi lasciamo subito la parola alla poesia scritta dal mio importantissimo staff di autori, che sta lavorando in maniera veramente aggressiva su questo format. Infatti ha fatto questa stupenda poesia che andrò ora a declamarvi. Quindi ci vediamo alla prossima puntata, ricordatevi di iscrivervi, like, campanella e tutto, commentino, e ci vediamo alla prossima puntata. Il poema del vento e degli alberi di Keiko Takemiya. Nell'ampio panorama di storie in carta disegnate emerge il poema del vento e degli alberi, passioni violate. Keiko Takemiya, autrice di sublime talento, dà vita a un'opera tra tormento e sentimento. Nella Francia di antico e sontuoso splendore, segui le sorti di Serge, giovane dal cuore puro e ardore. Le sfide dell'amore, il tormento dell'essere, in pagine d'arte luci e ombre vanno a tessere. L'ambientazione di gotica impronta e bellezza racchiude un mondo di struggente delicatezza. I personaggi, tra passioni e segreti celati, con l'inchiostro danzano in destini intrecciati. Il poema del vento e degli alberi, in versi l'ho esaltato, rappresenta una gemma nel manga mai eguagliato. Con eleganza e profondità mai viste, la Takemiya ha scritto un'epopea tra le più tristi e pure liste. Ma che cazzo è lista? Che autori di merda!